Io non so se quelle forze che ho citato, economiche, sotterranee, si siano passate da noi tutti quanti e abbiano pensato questo è il momento giusto. Questo è il momento giusto per demolire la professione, demolire la categoria. Io ricordo che una quindicina di anni fa, circa, ci fu anche un referendum per l'abolizione dell'ordine del giorno. Il referendum che non ebbe in corpo, quindi non ebbe alcuna conseguenza. Ma credo adesso, alla luce di quanto avviene oggi, che quello referendum casuale non fosse. Si tratta, approfittando della moltiplicazione dei mezzi di comunicazione, quindi approfittando del fatto che purtroppo sta sempre più passando il principio per cui per fare il giornalista non bisogna essere un giornalista, approfittare di questo momento preciso per demolire quello che questa categoria deve fare come obbligo morale, deontologico, nei confronti della società. Purtroppo noi siamo come sempre periferia di tutto, siamo periferia dell'impero, dico io, ma periferia della nazione, periferia del mondo economico, periferia di tutto. In America, dove precorrono sempre tutte le tendenze, già si sta affermando il principio, lo chiamano giornalismo 2.0, come l'evoluzione del sistema Windows, sono arrivati a 7.0. Noi siamo a 2.0, dove si ritiene che per fare informazione non c'è bisogno di essere giornalisti. Allora, se questa è la tendenza che parte nella zona più evoluta economicamente del mondo, io devo dire fermiamo, ma non perché si vuole arrestare il progresso, si vuole arrestare una strada che può essere anche per certi versi da rifletterci su, ma perché nel nostro paese, l'Italia, nella nostra terra, in Sicilia, dove i giornalisti, è bene ricordarlo sempre, hanno pagato un tributo altissimo, col sangue proprio, con le dita di tanti colleghi, hanno pagato un tributo altissimo, noi dobbiamo sempre riflettere e dire qual è il nostro ruolo. Permettono ancora di svolgere questo ruolo?